Da domani a mare, se qualcuno mi vuole. Pettine e forbici in custodia, il maestro Peppino Narraccio dice basta. Quasi 70 anni di lavoro alle spalle, di cui ben 58 trascorsi in negozio, come apprendista e poi come barbiere di professione nei suoi storici saloni di Viale Verdi prima e Via Mazzini dopo. Adesso per lui è arrivato il momento del meritato pensionamento. Per questo lo abbiamo raggiunto per un saluto, per ripercorrere le tappe di una grande carriera e per immortalare il suo ultimo taglio. Nel 1949 i miei genitori decisero di insegnarmi un mestiere, il barbiere. Quanti anni avevi? 7 anni. E allora mi portarono dal maestro Ciccio la Gravidesa. Dopo 2 anni mi avvicinai vicino a casa, dal maestro Galatone, Alberto Galatone, insegnando di farmi la barba e i capelli ai bambini. Poi ce ne andammo in campagna perché avevamo i terreni a lento di forma. E dopo 3 anni venne un'altra volta a Castellaneta. Mio cognato Vito mi portò da Pietro Tamburrino. Poi dopo un anno chiuse e andai dallo Liesci. Dopo 3 anni dallo Liesci mi mise per conto mio a Viale Verde. Dopo 25 anni mi spostai a Via Mazzini e mo siamo arrivati alla fine. È arrivato quindi l'ultimo giorno e l'ultimo taglio. Sì, sì. Ma da domani cosa farai? Domani pensione totale. Preciso. Amico, se capita taglierò i capelli in casa, dove capita, dentro a qualche altro negozio. E invece il tuo barbiere chi è? Da solo, me li faccio da soli. E come fai ad arrivare? La macchinetta, faccio i capelli da solo. Tutto qua, me li faccio da solo. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle. Alla parrucca, permesso la barba, con la sanguigna. Questo ragazzo qua è Mario Cassano, quello che sta via Roma, che c'ha la salda barba. Queste sono le macchinette che si usavano prima. Quello è la pietra che si affilava il rasoio che si usava nei tempi passati. Che fine faranno tutti questi attrezzi? Qua faranno una fine che non lo so nemmeno io a chi li devo dare. Poi questa qua era la pietra che si affilava il rasoio, questa qua, sì, che si affilava questo rasoio. Questo si addolciva il filo sulla strappa, noi chiamavamo quella la strappa, no? E allora poi si faceva la barba con questo rasoio. Quelli erano i calendari che si davano una volta ai clienti. A fine anno per il regalo si dava il calendario, che sarebbe questo qua. C'è un oggetto che manca in questo locale, però, un oggetto storico, il tuo famoso cavalluccio. E il cavalluccio gli ho regalato a mio nipote, il barbiere, Leo Eramo. Quindi si può dire che il tuo storico cavalluccio continua la sua corsa? Continua a cavalcare. Per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Cosa ne pensi dei tagli di oggi, i tagli moderni? I tagli moderni è una cosa normale, si facevano pure prima, quella era la sfumatura alta che si faceva prima, capì? Solo che prima si sfumava, ma invece si rimangono senza essere sfumati, tutti intorno. Voglio ringraziare la mia clientela fissa e pure quella di passaggio, perché sono stato sempre affezionato nel mio negozio. Fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà. Sono il fattacun della città, sono il fattacun della città.